Il futuro del Teatro Comunale di Teramo, il teatro al centro della città, inizia con la presentazione da parte di Abruzzo Circuito Spettacolo della stagione di prosa 2017-2018 e alcune novità. La prima riguarda la location del botteghino del Teatro Comunale, che occupa e fa rinascere il locale dismesso e abbandonato del bar accanto all'entrata di Via Rozzi. Un'ulteriore novità è la possibilità per i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2016 di utilizzare il bonus cultura di 500 euro per l'acquisto degli abbonamenti e dei biglietti. Per quanto riguarda il programma, questo comprenderà, oltre alla stagione di prosa, anche quella di musica, di lirica, la stagione di teatro ragazzi e la stagione di danza. La stagione teatrale nuova è scelta per diretta conoscenza degli spettacoli. Sono abituato a fare proposte che conosco, spettacoli che ho visto oppure dei quali mi fido. Naturalmente la mia attività di direttore artistico del Teatro Stabile e di altre attività internazionali mi dà sempre la possibilità di stare all'interno un po' delle produzioni e quindi di avere un vantaggio rispetto a chi sceglie tramite agenzia o tramite suggerimenti esterni. Quindi è una stagione, credo, che sarà fondamentalmente importante, perché lo è nei titoli, e dà un occhio specifico non solo al grande attore o al regista o al grande titolo, ma anche alla vera produzione teatrale. Quest'anno, con il cambio di gestione del Teatro Comunale di Teramo, si avrà una situazione unica che non potrà ripetersi nei prossimi anni. Si azzerano i diritti pregressi e i posti a teatro sono tutti prenotabili. Allora, la novità è che per la prima volta patrizi e plebei potranno scegliere il loro posto in platea, quindi dal 4 aprile al 27 maggio tutti potranno venire al botteghino del teatro, ex bar del Teatro Comunale di Teramo, per scegliere il posto che li accompagnerà poi nei prossimi anni, perché naturalmente poi dal prossimo anno inizieranno i diritti di prelazione della CS Abruzzo Circuito Spettacolo. Un'ultima novità, l'incontro con gli attori. Per ciascun titolo in programma è previsto un incontro informale degli attori con il pubblico e i cittadini, che vorranno conoscerli, chiedere curiosità, farsi una foto, perché il teatro non rimanga chiuso in camerino, appannaggio di pochi eletti, ma si apra liberamente alla città.